È l'unica manifestazione che non si può fare davanti a Montecitorio. Manifestano decine e decine, giustamente e legittimamente, di cause. Questa è l'unica che non si può fare. Mi spiace per voi che dovete fare tutti questi sforzi più contro chi vuole legalizzare la cannabis che contro le mafie. Tutto questo dispiegamento di forze, sinceramente, sembra eccessivo. Questo è un paese in cui il diritto di manifestare è garantito dalla Costituzione. Ci sono abbastanza forze dell'ordine per tante cose, ma oggi ce ne sono tantissime per impedirci di fare una foto sotto Montecitorio. Questa è la paura che fa a questo governo una legge di iniziativa popolare, mentre hanno una maggioranza del 60-70%, che diventerà di più, vogliono farsi premi di maggioranza per diventare ancora più schiaccianti nel paese. Si parla tanto dei diritti dei cittadini, della partecipazione dei cittadini, è veramente vergognoso. Questa è una proposta di legge di iniziativa popolare. Andate a firmare sul sito iocoltivo.org, promossa da Meglio Legale, dall'Associazione Coscioni, da una rete di 30 tra organizzazioni e partiti, più Europa, i comunisti, Volt, c'è di tutto, è una grande rete di cittadini per i cittadini. La cannabis in questo paese è la sostanza più criminalizzata e non si vanno a colpire grandi narcotrafficanti, si vanno a colpire i consumatori, persone che vogliono semplicemente fare un uso anche occasionale, come si fa oggi del vino. Vengono punite, criminalizzate, 186.000 fascicoli nei tribunali per uno sforzo enorme che non è riuscito a scalfire il mercato di un solo grammo. In Germania tra poche settimane sarà legge un provvedimento che consente di coltivare 3 piante di cannabis a casa, di decriminalizzare il consumo personale, la detenzione per uso personale e di poter coltivare anche in forma associata. La Germania ha incassato il parere favorevole della Commissione europea e quindi si può fare. La sosteniamo anche per dare una mano a chi oggi è potente, a dare una mano anche a Giorgia Meloni, al suo governo, perché non insistano con questo tragico errore che riempie le carceri, questo tragico errore del proibizionismo che letteralmente uccide e ingrassa le mafie. Quello che è successo stamattina è veramente vergognoso. Io ho ricevuto una diffida dal questore di Roma che si è preso la briga di sprecare non so quanto tempo della sua giornata per scrivere un provvedimento di 3 pagine per dirmi che oggi qua non potevo venire e che noi non ci potevamo venire. È stato vietato con un atto del questore, con una diffida, all'associazione Meglio Legale di poter fare questo presidio. Questo è il motivo che ci ha portati, diciamo, ad aiutare invece che fosse possibile questa iniziativa, che non è altro che la promozione di una legge popolare. Proprio ora che c'è un governo che più proibizionista non si può, con l'onnipotente Mantovano, che è uno degli autori della pessima legge Fini-Giovanardi sulle droghe, bisogna continuare ad aprire il dibattito. C'è qualche parlamentare di altre forze di opposizione, non ci sono i leader, segno che dopo la discussione subito interrotta nella scorsa legislatura sul DDL per Antoni, ancora il tema della cannabis spaventa. Spaventa anche le forze che si definiscono progressiste, e questo è uno dei motivi in più per cui noi ringraziamo i singoli parlamentari che sono qui, e c'è un lavoro da fare all'interno di tutte le forze politiche. Io sono qui come membro convinto del Partito Democratico, anche alla luce di quello che è il programma del Partito Democratico alle elezioni del 2022, che prevede la depenalizzazione della coltivazione di 4 piante di cannabis. Penso che nel Partito Democratico in realtà una sensibilità antiproibizionista esista e come, e il mio impegno sarà quello di farla emergere con ancora più forza, perché un dispiegamento di forze così rende bene qual è il clima di criminalizzazione. Questo governo si dice vicino agli imprenditori, allora considerano anche che ci sono imprenditori vessati. Le forze dell'ordine perdono una quantità di tempo immane in cacciare piccoli potenziali crimini che poi tali non sono, e quindi, diciamo, giocando su questi due piani, sul piano dell'imprenditoria e sul piano delle forze dell'ordine, forse una piccola breccia in alcune parti di questa maggioranza riusciremo a farla. Stanno identificando tutte le persone che hanno partecipato a questo presidio e anche quelle che stanno lavorando a questo presidio, quindi alcune persone che erano qui per seguire questa sit-in per lavoro facendo foto e video sono state identificate. Mi sembra giusto un'intimidazione anche a fare informazioni nei confronti di chi qui semplicemente lavora.